Eccolo, eccolo, eccolo. Viaggio, stiamo andando verso il Parco Nazionale d'Abruzzo a cercare di vedere gli orsetti e niente, quindi stiamo andando nel Parco Nazionale d'Abruzzo, vediamo se durante questi 4 giorni, meteo permettendo, riusciremo a vedere non solo l'orso, magari riuscissimo a vedere i lupi, i camosci, i cervi, diciamo che sono quasi scontati. Girano lì per Civitella Alfedena, dove dormiremo, e per Villetta Barrea, insomma, quindi non sarà difficile vedere i cervi, ma il nostro scopo è l'orso, ok? Quindi vediamo se vedremo l'orso. Allora, siamo pronti e qui ci vediamo Pietro a questo punto che ci ha dato l'ok, quindi ci stiamo preparando. Vediamo un po' se il tempo ci assiste. Un po' una situazione un po' difficile, però vediamo un po'. Ci proviamo. Ok, quindi saliamo qua su e vediamo un attimino che cosa ci riserva. Stiamo salendo. Aquile reali. Ed è proprio mentre stiamo salendo che Pietro ha visto un orso. Eccolo, eccolo, eccolo. Ci appostiamo velocemente e la cosa deve essere fatta in un determinato modo. Non tanto per non essere visto dall'orso, che non ha una buona vista, ma dai cervi ed eventuali lupi, molto più attenti e vigili.
sta passando così alto, anche c'è di cerca cibo spostando i massi, cerca formiche, larve ed altri insetti. A circa 200 metri dall'orso c'è questa situazione. Con quella
scappato verso il cervo, gli è stato vicinissimo. E beh, il cervo sta andando verso l'orso. Oltre all'albero... Ad un tratto un allarme. Due cervi scollinano da sinistra, in evidente fuga. Da cosa non lo sappiamo. Forse i lupi non sono così lontani. Si accorgono di noi, per loro siamo una sicurezza in più contro lupi, che difficilmente si avvicinerebbero se ci fiutassero. Le nuvole si abbassano, rendendoci impossibile vedere a distanza l'orsa e i cervi. È tempo di andare. È tempo di tornare sulla terra. Questo sembra un sogno. E si riscende. Abbiamo visto anche una lepre. Ora stiamo riscendendo verso la nostra macchina. Ci saranno altri due giorni di pioggia e sole. A volte cammineremo per chilometri con pesanti attrezzature senza incontrare nulla. Che nulla non è per chi ha occhi per vedere questo paradiso fatto di piccoli insetti e fiori, montagne e faggete millenarie. La nostra guida, Pietro, risalendo il giorno dopo, vedrà due orsi, maschio e femmina. È il periodo degli amori. E chissà che l'anno prossimo non vedremo l'orsa Giacomina con un paio di orsacchiotti. Faremo altri incontri favolosi tra cervi, volpi, i lupi della riserva di Civitella Alfedena, tra fiori rari, ruscelli e bellezze di ogni tipo. Ma questa è un'altra storia.